microfono perché volevo annunciare il prossimo film, anzi parlane te. Ma no, io devo dire che con Christian eravamo piccolissimi quando scorrazzavamo con le nostre moto, anche con Manuel che aveva un anno più di te, quindi era un mio coetaneo e che suonavano gli anni 60, andavano di moda i Beatles, i Rolling Stones, e c'era Manuel che suonava con il suo complesso, quindi ubriacavamo le serate a casa di tuo padre con tutte queste ragazze, e tuo padre che ogni tanto arrivava, guardava, ci sopportava, ma erano dei tempi bellissimi, gloriosi, quindi praticamente quando noi ci siamo trovati a ricongiungerci un po' per scherzo con Vacanze di Natale, venivamo da momenti bellissimi ma anche cupi, perché gli italiani, tra i vari difetti, si sentono importanti e si prendono molto sul serio. Allora noi venivamo, tu per tuo padre che vinceva tutti quegli Oscar come regista, quando facevi il regista e non faceva l'attore, io che venivo da una famiglia che poi aveva sempre in casa dei registi importantissimi, negli anni 60 e negli anni 70, quando c'è stata la consapevolezza di un certo tipo di cinema autorale, insomma, erano cupi questi registi, erano estremamente nella loro vita privata di tutti i giorni un po' noiosetti, e quando io ho cominciato a fare i primi film con gente importantissima, beh, devo dire che quando poi ho incontrato Christian un'altra volta sul lavoro con il primo Vacanze di Natale, in fondo per noi erano delle vere vacanze dove poi abbiamo avuto successo perché ci divertivamo a fare questo lavoro con tenerezza, con amore, ma anche con un grande rispetto per il pubblico, perché in fondo questi film in 20 anni, ridendo Castigat, ridendo Morris, no, si dice, hanno un pochettino così con il cacciavite anche infierito nel costato delle persone, cercando con grande superficialità ma anche con grande intenzione di far ridere, di mettere a fuoco i difetti nostri che ci contraddistinguono in questo percorso dove siamo sempre andati un po' all'indietro e dove oggi purtroppo ne stiamo pagando le conseguenze, non come cinema ma come italiani, per cui ci troviamo in un'Europa stanca dove però c'è una Germania che tira e un'Italia che fatica sempre di più. Speriamo che i nostri film vi abbiano un momentino alleviato questa fatica, speriamo che anche il film di quest'anno, questo Natale in crociera, abbiamo scoperto che ormai... Farei a chiamare a proposito Neri Parenti. Neri Parenti, che il regista venisse qui, a un certo punto abbiamo scoperto che dai villaggi turistici dei vari Valtour, dei vari Cremi Trevanessi, sono spostati tutti quanti giovanissimi su queste navi che ormai sono dei villaggi viaggianti con 3600 visitatori a bordo, purtroppo di 20 anni, 25 anni, incredibili, coloratissimi, perché poi questo che il nostro lavoro è anche molto divertente perché ci mantiene giovani, perché dobbiamo capire, interpretare, recepire il linguaggio dei giovani che vengono ma molto molto dietro di noi, e noi ci abbiamo, ormai noi siamo vecchi, però ci continua a divertire e raccontare il mondo dei giovani. A te. E grazie Cristian comunque.